Buonasera, lettori di Vivi Casa Giove, siamo in compagnia del parroco Don Stefano Giaquinto. Stefano, volevo farti una domanda. Allora, qual è stata l'evento della vita di Ottavio che ti ha, emozionato di più? Ottavo, ci siamo conosciuti in un centro come dai incontro, Don Gelmini, di cui mi lega un grandissimo affetto, e in questo cammino siamo riusciti a cogliere l'importanza di questa storia. Credo che Ottavio, in questo testo che io ho avuto modo di leggere, ci racconta un po' la sua storia. Da qua deve ripartire Ottavio, deve ripartire ad essere veramente un miracolo, non nei segni ma nella storia. Stefano, diciamo tu conosci Ottavio da tempo, cos'è che ti ha fatto avvicinare a lui, insomma? Lo dicevo poc'anzi nella domanda di prima, io ho avuto modo di conoscerlo alla comunità di incontro. Poi, soprattutto quando c'è una sofferenza, l'uomo si affascina di più, si ama di più, perché nell'amicizia non conta l'avere, ma il dare. E Ottavio è un ragazzo che va seguito, va voluto bene, un ragazzo in gamba, ha una compagna straordinaria e credo che questi sono gli ingredienti per essere una grande storia. Stefano, puoi fare un saluto ai lettori di Vivi Casa Giove? Non faccio un saluto, ma io auguro a questi ragazzi ogni bene, che loro sono la speranza di questa città, non devono aver paura, lo dico a Enzo, a Peppe, a voi, a tutti, andate avanti e vi auguro ad multos annos. Grazie.